alcuni aspetti che portano la Federazione della Sinistra, composta dal Partito dei Comunisti Italiani e dalla Rifondazione Comunista, a sostenere la candidatura di Alfio Mangiameli, sindaco del centro-sinistra. In questi anni di certo non sono mancate critiche a riguardo all'azione amministrativa, condizionata da scelte politiche a nostro avviso errate e per questo duramente contestate. Il corso degli eventi ha però confermato la fondatezza delle stesse, peraltro sempre ed esclusivamente di carattere politico. Risulta chiara l'azione dei molti che a tratti, o forse a tratti, dal trasformismo hanno contribuito a logorarne l'attività, privandola fin da subito dalla maggioranza in seno al Consiglio Comunale. Ma il compito di una forza politica responsabile e di un gruppo dirigente altrettanto responsabile è quello di non attuare scelte frutto di rancori o da personalismi, bensì di agire sempre con raziocinio. Così, di fronte al rischio palese di consegnare il governo delle città al centrodestra a chi ancora una volta transita a lentini soltanto in vista degli appuntamenti elettorali, anteponendo agli interessi della collettività i propri interessi personali, la Federazione compie in questo caso una scelta che senza alcuna presunzione definirei di buon senso, mirante sia a ricompattare il centro-sinistra che a dar seguito all'azione amministrativa avviata da questa compagine. Purtroppo, e con immenso rammarico, mentre in ambito nazionale le forze politiche del centro-sinistra seguono con tutte le energie un percorso unitario, nella realtà locale accade purtroppo tutto il contrario, a causa di una rigida presa di posizione da parte di dirigenti di altre forze del centro-sinistra, dimostrandosi nei fatti miopi davanti a questa prospettiva e contribuendo alla frammentazione, facendo sì che lo stesso si presenti diviso all'appuntamento elettorale, favorendo sia i nostri principali avversari politici sia la dispersione del voto. La cosa che colpisce di più è data dal fatto che determinate scelte sono maturate solamente un mese prima del voto nelle coscienze di chi per 5 anni ha condiviso scelte e responsabilità governative, tanto da non riuscire a definirle se non machiavelliche o da irresponsabili. La Federazione si pone all'interno di questa coalizione cercando di valorizzare quanto più unisce, con un duplice obiettivo: ricostruire un centro-sinistra che ritrovi la sua fisionomia originaria e portare dentro le istituzioni le ragioni dei ceti popolari, dando vita a un'alleanza dai contenuti politici e non solo elettorali, per affrontare in piena condivisione e nello spirito partecipativo le scelte politiche e amministrative da affrontare nei prossimi anni. Scusate. Proprio su queste basi vogliamo contribuire a dar vita a una nuova fase amministrativa, in quanto riteniamo che una forza politica lungimirante non può svolgere solamente un ruolo di critica, ma deve assumere, quando le condizioni non sono acerbe, un ruolo propositivo e governativo. La nostra scelta ci vede dall'opposizione al progetto, è proprio al progetto che abbiamo dedicato molto delle nostre risorse. Nel programma amministrativo abbiamo inserito alcuni punti di sicuro interesse. Non mi dilungo ad elencarli, ma uno in particolare vorrei citarlo, in quanto definito dai molti qualitativo ed innovativo. Parlo del microcredito, uno strumento portante per lo sviluppo economico del nostro territorio, rivolto sia alle famiglie in situazione di difficoltà economica temporanea, sia all'attivazione di progetti a favore di giovani imprenditori. Noi vogliamo confrontarci e discutere sui programmi e sulle prospettive da raggiungere, non dando credito a strumentali ed effimere polemiche alimentate nei nostri confronti da chi non ha altro da proporre che,
solamente lo scontro per nascondere la desertificazione. Mi avvio a concludere. In considerazione del clima politico nazionale, di fronte ad un governo sempre più totalitario, dove i principi di democrazia e la stessa carta costituzionale vengono ogni giorno sempre più messi a rischio dalle lobby del potere, le amministrative che ci stiamo preparando ad affrontare assumono un duplice significato. Non rappresentano solamente un voto localizzato, bensì un voto dalla valenza politica, proprio per dare risposta concreta nei territori contro il governo Berlusconi, contro il berlusconismo e i suoi rappresentanti. Il 15 e il 16 maggio questa risposta in molte realtà è stata positiva. Il risultato per il centro-sinistra è stato ottimo, così come per la federazione della sinistra. Nonostante la censura mediatica messa in atto nei nostri confronti da 3 anni, gli elettori ci hanno scelti e premiati perché ritenuti utili all'unità e utili per bilanciare a sinistra le coalizioni. Per queste ragioni invitiamo gli elettori a non disperdere il voto, valutando con attenzione se esprimere la preziosa preferenza per candidati a sindaco sostenuti da singole liste oppure indirizzarla verso questa coalizione, sicuramente molto più accreditata, per battere ancora una volta con Alfio Manciamelli il centrodestra, votando per la federazione della sinistra ed esprimendo così l'unico voto utile a sinistra per far vincere il centro-sinistra. Grazie.